cronaca. È stato ritrovato morto Giuseppe Marini, l'anziano 77enne di Villa Ripa di Teramo, scomparso lunedì pomeriggio. Il ritrovamento del cadavere nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, in un burrone adiacente alla strada tra Montorio Lavomano e la frazione Villa Vallucci, dove è stata individuata la sua automobile, una Jeep Toyota di colore rosso con il tettuccio schiacciato. Poco dopo, quando i primi operatori sono riusciti a raggiungere il mezzo, nascosto nella fitta vegetazione, è arrivata la conferma della presenza a bordo dell'uomo. Sul posto, per le operazioni di recupero, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la protezione civile Gran Sasso di Mosciano Sant'Angelo. Alle operazioni di ricerca del 77enne, coordinate dalla prefettura di Teramo ed eseguite anche con droni, elicotteri e unità cinofile, hanno partecipato anche carabinieri e polizia di Stato. L'ultima volta l'anziano era stato visto proprio alla guida della sua automobile. Solo nelle prossime ore, dopo il recupero del mezzo, finito in una zona impervia, si potranno avere le prime risposte utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e della morte di Marini.